Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo di nuoto, in particolare di come si controlla la bracciata nello stile libero. La bracciata è fondamentale in tutti e quattro gli stili, oggi però ci occupiamo soltanto dello stile libero, che poi è quello che viene comunemente usato nelle gare di triathlon. Partiamo col dire che il coordinamento e il controllo della bracciata è molto complicato, tant'è che è un aspetto fondamentale del nuoto e in particolare dello stile libero e viene insegnato fin da piccoli. Molti adulti che si approcciano in età avanzata al nuoto hanno infatti molta difficoltà nell'apprendere questo tipo di movimento. Partiamo con il dire che la respirazione avviene sempre di lato, a destra o a sinistra, questo è indifferente. La cosa fondamentale da fare quando si inspira è quella di iniziare a ruotare la testa appoggiandola sul braccio che rimane fermo in avanti quando la bracciata termina la fase di spinta ed inizia quella aerea. In questo caso noi saremo in questa posizione con la faccia rivolta appunto di lato e parallela al pelo dell'acqua. Noi riusciremo a respirare grazie all'onda di prua che si forma esattamente nell'incavo tra volto e spalle, e questa onda di prua non è altro che una piccola depressione che permette appunto alla nostra bocca di trovare l'aria. L'onda di prua è tanto più ampia quanto più è elevata la velocità del nuotatore. Nuotatori molto lenti infatti hanno difficoltà a trovare una buona onda di prua e quindi tenderanno a ruotare molto il volto, molto la faccia. Una cosa fondamentale nella respirazione è questa: quando noi arriviamo alla fase finale di spinta della bracciata, iniziamo, come ho detto, a ruotare sul pelo dell'acqua la nostra faccia. Dobbiamo ruotarla senza però alzarla, perché alzando la testa e andando a creare aria tra il braccio, diciamo così, d'appoggio e il nostro orecchio, andiamo a sbilanciare il nostro assetto in acqua, che come abbiamo detto in molti video precedenti è fondamentale. Se noi infatti alziamo la testa nella fase di respirazione, le gambe affondano, aumenta la resistenza all'avanzamento idrodinamico e noi duriamo molta più fatica. Un altro aspetto fondamentale nella respirazione a stile libero è quante bracciate dobbiamo effettuare prima di respirare. Beh, questo dipende fondamentalmente dalla distanza che andrete a percorrere. Se voi siete in una gara sprint di 50 metri, respirerete una volta sola prima della virata e due volte nella vasca di ritorno. Se invece fate una gara di triathlon o una gara endurance, magari anche in acque libere, il consiglio che vi do è di respirare con uno schema ben preciso, che può essere di 2, di 3 o al massimo di 4 bracciate. La respirazione di 3 ogni 3 bracciate è una respirazione alternata a destra e a sinistra. Questo vi consente di avere un bilanciamento, diciamo, simmetrico ogni 6 bracciate del vostro corpo, ma vi permette anche di respirare una volta a destra e a sinistra controllando tutto il campo di gara. Respirare sempre dalla stessa parte è ovviamente più semplice da imparare, vi permette una respirazione abbastanza frequente, che questo non vuol dire limitare assolutissimamente la vostra nuotata, ma lo svantaggio è quello però di poter controllare solo una porzione del vostro campo di gara. Il consiglio che vi do è quello di trovare un ritmo confacente sempre alla vostra distanza, ma soprattutto di ispirare ed espirare con un numero di bracciate confacente, in modo che il vostro corpo sia molto sciolto e rilassato, perché in acqua un corpo teso e contratto sicuramente non aiuta nella performance. Infine, l'ultimo consiglio che vi do: un buon controllo della bracciata e della respirazione prevede una inspirazione rapida ed ampia, con un rilascio di aria sotto l'acqua lento e graduale. Nel caso in cui si abbiano molte bracciate dalla fase di inspirazione ed espirazione, mentre deve essere esplosivo nel caso in cui si abbiano 2 o 3 bracciate dalla fase di espirazione ed inspirazione. Bene ragazzi, ho fatto questo video tutto d'un fiato, spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete dubbi, domande, perplessità, opere o omissioni, scrivete qua sotto, sarò lieto di risolvere ogni vostro dubbio. Ok ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!